Buongiorno a tutti, oggi andremo ad unboxare il nostro Thun 0001. Mi sono procurato anche la piantina da YouTuber e niente, procediamo con l'unboxing. Farò dei vari step perché non ho niente per sorreggere il telefonino, quindi step by step. Ok, il pacco praticamente si presenta veramente ben curato. Invece del classico Pluriball hanno messo dei cartoni, visto che il primo insomma non è andato a buon fine, ma non era questo, diciamo, sito, ovvero Appari Online, ma era un altro sito che non vi sto a dire perché non mi ricordo sinceramente. Allora, questo finalmente è il Thun. Eccolo qua, finalmente, perché è più di un mese che lo aspetto. Guarda, questa è la ricevuta con i dati sensibili, tutto quanto. Ecco qua, signori, abbiamo il Thun, che okay, andiamo ad aprirlo. Ah, abbiamo del... Ah, che benessere. Allora, abbiamo lo scovolino per pulirlo, perfetto, questo è tutto sano. Le varie istruzioni per l'uso, ok, in italiano, ottimo. Poi abbiamo ovviamente Made in Germany, ottima qualità. Abbiamo anche questo qui, signori, ma guardate come si presenta. Guardate come si presenta, ma non è bellissimo? Cioè, a mio avviso è veramente, ma veramente bello. Qui abbiamo il nostro acquarietto che ovviamente al momento è spento. Si accende alle 3 del pomeriggio e si spegne a mezzanotte, quindi gli ho dato 9 ore di luce. Qui ci sono i miei corallini e poi qui ci sono gli altri. Ok, questi sono una colonia di Zoanthus, mentre questo qua è uno Xenia Pumpkin. Ok, la grandezza, diciamo, sarà perfetto. Ok, adesso mi monto tutto quanto e leggo insomma tutto quanto quello che c'è da leggere, le istruzioni per il corretto funzionamento, e poi vi farò vedere direttamente, fra penso per voi passerà un secondo, e vi farò vedere tutto quanto il funzionamento, insomma, e vediamo un attimo insieme come metterlo dentro l'acquarietto e se ci sta bene su un acquario, diciamo così, piccolino da 50 litri. Ah, tra l'altro ho cambiato anche un po' la rocciata, ho girato questa roccia viva in modo tale da creare, adesso non si vedrà mai, ma ve lo faccio vedere sicuramente dopo a luci accese, una specie di grotta all'interno. Come mi ha consigliato anche un altro utente, ho spostato leggermente i miei coralli e ho tagliato, diciamo, quella specie di corallo morto che stava praticamente qui e arrivava più in alto e mi faceva fare un gioco molto brutto con la corrente, ovvero si spostava molto e il rischio di cadere insomma era alto, quindi anche grazie a lui l'ho spostato più verso destra, sulla parte destra della rocciata. Allora, sto procedendo a smontare tutto quanto nella disposizione della vasca, ovvero pompe di movimento, lampada e termostato, in quanto questo bellissimo schiumatoio per le prime 2 settimane potrebbe fare del rumore per quanto riguarda il rodaggio. Quindi, a parte che da questa parte sarebbe un po' troppo grande, visto che ho la rocciata veramente vicina al vetro, e mentre da quest'altra parte ho molto più spazio, in quanto la roccia
è un po' più staccata. E poi per quanto riguarda anche il rumore, magari se dovesse fare un po' di rumore, sta lontano, tra virgolette, dal divano, perché ho il divano veramente qui. E poi sicuramente, per quanto riguarda la vista, sarà sicuramente meno invasivo in vasca, ovvero sta dall'altra parte e non si vede più di tanto. Mentre se lo mettessi qui, capite bene che vedremo questo. Quindi ho optato per metterlo dall'altra parte. Ahimè, avevo fatto già tutti gli spostamenti, le varie pompe, la direzione, però non penso sia un problema. Adesso stacco tutto e riposiziono tutto nel verso giusto. Anche lo sfondo, metterò anche lo sfondo, che ne ho ordinato un altro. Ne ho ordinato un altro. Questo qua era preventivo, diciamo, tempo che arrivasse quello là che ho ordinato. E niente, adesso mi sistemo tutto quanto e vi faccio vedere il lavoro finito. E giustamente, dopo che hai finito di montare tutto quanto, lo skimmer, le pompe di movimento, il termostato, cosa arriva? Lo sfondo. Quindi adesso smonterò tutto un'altra volta, anzi lascerò solamente il termostato, in modo tale da tenere l'acqua sempre a 25 gradi, e andrò a tagliare il nuovo sfondo, così lo applicherò direttamente al vetro. Allora, prima di montare lo sfondo, però ho voluto attivare un attimino il tunze per farvi sentire, insomma, il rumore. Io l'ho lasciato con l'impostazione di fabbrica, ovvero a contatto, e niente, questo qua è il rumore, diciamo, di rodaggio. Adesso sicuramente dovrò impostare anche tramite l'apposita vitarella questa qua. Insomma, aspetta, faccio vedere un'altra parte. Ok, la vitarella questa qua blu, la schiumazione, tutto quanto. E dovrò vedere un attimino anche le pompe di movimento, la posizione, adesso sono state messe. Sono state messe bene, se c'è un flusso dell'acqua regolare. Per quanto riguarda Xenia Pumping, si muovono con la corrente, quindi sicuramente queste due pompe da 1000 litri l'ora fanno il loro dovere. E niente, vi aggiorno fra poco, intanto vado a tagliare lo sfondo. Ecco qua, allora abbiamo montato lo sfondo, ho preso quello dell'Amtra nero, dietro è anche blu, quindi se volessi cambiare idea potrei metterlo anche blu, però ho preferito, diciamo, mettere nero, visto che dà un pochino più di profondità. Mi piace molto di più, visto che ho lo skimmer nero, la luce nera, il termostato nero, le pompe nere, eccetera. E lo skimmer, finalmente è arrivato lo skimmer, produce al momento, diciamo, tutta quanta la schiuma bagnata. Però schiuma già bene, vedi, raccoglie molto bagnato, vedi? Infatti questo dovete controllare spesso all'inizio, e dovete svuotarlo spesso, insomma, per non farlo strabordare. Poi ho praticamente aperto tutta quanta l'aria, e poi ovviamente andrò a dosarla in un secondo momento. Poi qui abbiamo il filtrino, diciamo, che serve per catturare queste bollicine che vedete qua, che serve solamente all'inizio per fare, diciamo, avviare lo skimmer e non produrre tante bollicine all'interno, come dice tra l'altro anche il manuale. Poi abbiamo ovviamente sistemato tutta quanta la rocciata, come vi avevo detto prima. Vi faccio vedere la rocciata già sistemata. Ok, comunque il rumore non si sente, ragazzi. Cioè, il rumore è questo, non si sente, è veramente silenzioso. Io vedo delle persone magari sui forum che scrivono veramente, veramente fastidioso e rumoroso, alcuni dico, non tutti, eh. Però ragazzi, questo è
Cioè, si sente più il frigorifero che il Tunze. Comunque, questo qua è quanto. È realizzato veramente bene, è piccolissimo, cioè non si vede neanche. Questa è la vasca, come si vede in casa. E niente, ho spostato le pompe di movimento, le ho posizionate sempre, diciamo, alla stessa funzionalità, ovvero per far circolare l'acqua, una l'ho posizionata che va verso quell'angolo un pochino più basso rispetto a questa, mentre questa qui l'ho posizionata un pochino più alta, che va a sbattere sull'altro angolo in modo tale da creare, diciamo, corrente nella vasca. Questo è il movimento Elixenia Pampi. E niente, allora, se il video vi è piaciuto, ovviamente come al solito mettete un bel like, che non guasta mai. Iscrivetevi al canale, che siamo al momento siamo 10 e sono molto contento, come ho detto anche nel video precedente. Tutte le cose che ho comprato che servono, diciamo, per un nano reef o magari se volete fare ripiegare il mio stesso acquario, vi lascio tutta la lista dei prodotti in descrizione in modo tale da acquistare le stesse, ovviamente, componentistiche del mio acquario se volete. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, spero che vi è piaciuto e alla prossima. Ciao!